E bufera sulle dichiarazioni del sindaco di Monfalcone che, commentando un post del giornalista Nicola Porro sui professori di sinistra, ha ipotizzato l'intervento del garante dei minori al quale studenti, genitori e insegnanti potrebbero rivolgersi. Ho commentato anch'io dicendo semplicemente che ho ricevuto appunto delle segnalazioni di questo tenore anche da ragazzi che avremmo valutato con il garante dell'infanzia e dell'adolescenza a Monfalcone la possibilità di istituire uno sportello di ascolto. Apriti cielo, la Lucarelli, che probabilmente non ha molto da fare come me, ha twittato e la sindaca leghista di Monfalcone vuole fare le liste di proscrizione. Tra le voci contro le dichiarazioni di Anna Cisint, quella della senatrice esontina del PD Laura Fasiolo, per anni dirigente scolastica. È grave perché ci sono dei principi costituzionali a cui si ispira tutta la normativa scolastica e sono l'articolo 21 e l'articolo 33 della Costituzione, che vengono purtroppo intaccati, disattesi a seguito di questa dichiarazione. In questi giorni ho ricevuto ancora un numero maggiore di segnalazioni, è un problema che va affrontato, partendo sicuramente dal rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, che nessuno può mettere assolutamente in discussione, però tenendo ben presente che all'interno degli istituti certe cose pur succedono. Degli insegnanti che oggi possiamo dire sono eroici, ma per l'amor del cielo vogliamo mettere anche, binocolarli in classe e stopparli se magari nel loro obiettivo di educare i ragazzi al senso critico si permettono di fare una rilevazione o delle critiche per quanto riguarda il tema immigrazione, di discuterne in classe, di accettare il pensiero plurale? Ma dove stiamo andando? Verso il pensiero unico? Eh no.